mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ciao ragazzi, sono Durante Alighiero degli Alighieri. Bah, quanta burocrazia! Sono Dante! So che mi starete guardando il naso, ma oggi parliamo di altro. Conoscete la Divina Commedia? E la selva oscura in cui mi sono imbattuto? Adesso vi aiuto io. A 35 anni... Ehi, non ero mica così vecchio. Ho passato un momento buio della mia vita. Avevo smarrito la ragione. E dovevo assolutamente ritrovarla. Lo smarrimento porta al peccato? Bene. Questo viaggio mi aiuterà ad espiare le mie colpe. Torno a veder la luce. Ma ragazzi miei, non sapete cosa mi sono trovato davanti. Tre fiere. Una lonza. Un leone feroce ed infine una lupa. Non molto lontano da me mi par di scorgere una figura. Mi sembra di conoscerlo. Voi avete capito di chi si tratta? È lui, il grande poeta Virgilio, che in questo viaggio mi sarà di grande, grande aiuto. Il mio viaggio inizia qui. Questo è l'inferno, formatosi dopo la caduta di un vecchio angelo, Lucifero, dal cielo. Ha una forma di imbuto che si contrappone alla montagna del Purgatorio, che per ora vi terrò nascosta. È proprio qui nell'inferno che incontriamo i dannati, destinati all'eterna sofferenza. Incontriamo vari personaggi, tra cui Caronte, il traghettatore delle anime, il re Minosse, custode del secondo girone, ed infine Paolo e Francesca, che si lasciarono trasportare dalla passione, ma vennero uccisi dal marito di quest'ultima. E quindi uscimmo a rivedere le stelle. Questa montagna è il Purgatorio, sorto dal contraccolpo della caduta di Lucifero. Come potete notare, l'atmosfera è ben diversa dagli scenari infernali. Qui regna la pace, e i peccatori non si fermano per sempre, ma pian piano saliranno verso il paradiso, una volta espiati i loro peccati. È nella spiaggia del Purgatorio che ho incontrato Sordello da Goito, un cantore e mio vecchio amico. Vediamo sette cornici che si congiungono verso il paradiso terrestre. Queste rappresentano i sette peccati capitali, ordinati dal più grave al più lieve. Ho incontrato diversi personaggi nel mio cammino, come ad esempio Stazio, un poeta latino, Papa Adriano V, ed infine, così dentro una nuvola di fiori, che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori, sovra candido vel cinta d'uliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Mi appare Beatrice, l'angelica donna che ho amato per tutta la vita. La sua visione mi scalda il cuore e mi innalza verso il cielo, puro e disposto a salire alle stelle. Accompagnato da Beatrice e non più da Virgilio, finalmente giungo all'ultimo stadio del mio viaggio, il paradiso. Mi trovo davanti un'atmosfera celestiale, circondato dai santi e dai beati, che fanno dei demoni un lontano ricordo. Qui non c'è peccato, non c'è sofferenza, ma solo beatitudine
e grazia divina. Il paradiso è formato da 9 cieli concentrici con al centro la terra e dall'empileo, cielo immobile dove si trovano i beati, gli angeli e Dio. Poco prima che il mio spirito ascenda verso Dio, Beatrice mi lascia con San Bernardo di Chiaravalle, pregando per me mentre mi allontano. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio il velle, siccome rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle.